Ecco, questo è un punto su cui io tengo molto. Dottor Pulin mi è piaciuto molto, ma come tutti i relatori, sul discorso che l'Unione Europea, noi dobbiamo, come diceva Kant, essere cosmopoliti nella pace perpetua, cioè cercare di avere sempre un aspetto multidisciplinare, lavorare insieme, lavorare insieme. Ed ecco perché il discorso delle scienze delle attività motorie preventive ed adattate, dove c'è appunto, c'è il medico, c'è il laureato in scienze motorie, c'è il podologo, c'è lo psicologo, c'è tutte quelle figure dove c'è anche un forte aspetto umanista. Slowstorm ha certificazione CLIL, Content and Language Integrated Learning, che è un approccio metodologico di educazione che si basa sulla lingua straniera che si fa veicolo verso, in questo caso, la disciplina respiratoria. Perché comunque, insomma, scuola media è obbligatorio all'esame di terza media portare le due lingue straniere. Cioè, non ci scappi, eh? Il nostro sarà sempre più un contesto multietnico, multiculturale e multilinguistico. Slowstorm sono formazioni sia in italiano, ma anche in inglese. Non c'è solo l'Italia. L'Italia è stato il primo paese a integrare il CLIL nell'istituzione scolastica. DPR 88-89 del 2010 è entrato a regime 2014-2015. Si parla adesso nel decreto legislativo del 13 aprile del 2017, articolo 61, scusatemi, numero 61, articolo 1,2, di un'identità ambiziosa verso i ragazzi. Un'identità ambiziosa. E la tua identità, personalità, appartenenza non ce l'hai da solo. Tutti quanti mi chiamano Giorgio, io sono Giorgio, la tua identità ce l'hai con gli altri, non ce l'hai da solo, il bambino ce lo insegna. Dobbiamo lavorare insieme, altrimenti è veramente quello che dicono i sociologi e tutti gli psicoanalisti, che Occidente ha nel suo termine stesso la fine, Occidente terra del tramonto, terra della sera. Slowstorm vuole portare in auge la dimensione più importante, che è quella metacognitiva. Propedeutica sicuramente, ma metacognitiva, cioè conoscenza, controllo, consapevolezza dei propri mezzi respiratori, capacità di utilizzarli, anche a livello emotivo. Qual è la tua risonanza emotiva, sentimentale, respiratoria, di movimento, di cibo? E soprattutto due processi educativi fondamentali che sono al primo posto nel mastery learning, famoso apprendimento per apprendimento profondo, immersione della tua creatività individuale e valutazione. Valutazione è formativa se parte dell'apprendimento.